In tutta Italia scoppia la rivolta contro l'aumento del costo delle bollette. Napoli e in Umbria i manifestanti hanno bruciato le bollette, a Padova gli esercenti per protesta hanno consegnato le chiavi delle loro attività ai registri contabili davanti al tribunale. In questo momento fare arrivare queste bollette qua ci mette in ginocchio. Ecco perché abbiamo portato le chiavi come simbolo, perché così non si può andare avanti. Siamo stanchi. La pentola la useremo per chiedere l'elemosina, perché così non ce la facciamo. Vergognatevi. Siamo il bancomat del sistema, perché siamo stati spremuti fino all'osso. 1.800 euro 2021 luglio, 6.000 euro luglio 2022. È spropositato, è fuori dal mondo. Quando l'ho aperto, credevo ci fosse stato un errore. Questi 8 mesi l'aumento è stato del 70%. E tra un po' noi chiudiamo. Non pagheremo più le tasse, non perché ci piace, ma semplicemente perché ci diventerà una necessità per sopravvivere. Lei pagherà le bollette? Noi le pagheremo, perché insomma dovremmo pagarle. Cioè, io ho 54 anni e ancora devo magari andare a chiedere ai miei genitori se mi danno un aiuto. No, non è corretto, non è giusto. Io sono la terza generazione e l'indomani io spero di stare lì e fare quello che fa mio padre, solo che c'è paura di non farcela, di non arrivare a fine mese, come pagare i dipendenti e i fornitori, che anche loro aumentano le cose. Tutto è aumentato, ogni singolo prodotto della nostra filiera siamo costretti a aumentare i prezzi. Io ho due ristoranti qui a Padova e sono all'ultimo mese di gravidanza, sono qui per supportare tutti i miei colleghi in questa manifestazione. Qual è la tua paura? Di dover chiudere tutto, licenziare tutti. Consegnando le chiavi della nostra attività abbiamo consegnato parte della nostra cultura, la nostra storia. Nessuno più ha le forze di continuare a fare i dolci a mano come li facciamo noi. Chiudere per una bolletta, cioè generazioni di lavoro, di impresa che va buttata al vento per una bolletta, non è ammissibile. E noi abbiamo stimato 7.000 lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Questo vuol dire veramente la sconfitta delle imprese, ma la sconfitta del paese. Noi per i 10 centesimi del caffè siamo delinquenti, perché è quello che salva le guerre. E quando ci sono questi aumenti qua, chi è che si prende la responsabilità di questi aumenti qua?